La siccità che sta interessando in particolare il nord Italia fa temere il peggio, ma al momento nel territorio servito dall'ACA non si registrano evidenti criticità legate alla carenza idrica e le chiusure notturne interessano soltanto i comuni di Atri e Caramanico. Lo afferma la presidente dell'azienda consortile acquedottistica Giovanna Brandelli, raccomandando però di fare un uso razionale e intelligente dell'acqua, visto che la domanda nei mesi di luglio e agosto diventa 5 volte superiore. Il comprensorio pescarese non sta ancora in uno scenario di emergenza idrica, perché la domanda è ancora pienamente soddisfatta dalla disponibilità delle nostre sorgenti. Per essere puntuali con i numeri, oggi c'è una domanda di 3.250 litri secondo e la nostra capacità di risposta a questa domanda arriva fino a 3.389 litri secondo. È chiaro che dobbiamo prevedere, in corrispondenza della massima presenza turistica, quindi fra fine luglio e tutto il mese di agosto, un incremento della domanda di acqua potabile che potrebbe sfondare il limite di criticità, cioè questi 3.389 litri secondo. Quali sono le misure? Le misure che vanno messe in campo sono sicuramente di natura strutturale e sono i progetti di riqualificazione delle reti che ACA ha messo in campo e ha candidato ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre a tutte quante quelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva che ACA sta portando avanti dal 2020. Poi ci sono delle misure gestionali di razionalizzazione dei consumi che passano sicuramente per una rinnovata e più efficace collaborazione con le strutture consortili. Noi dobbiamo fare in modo che l'acqua potabile sia esclusivamente destinata agli usi potabili, altrimenti ci sono molte forme di dispersione dell'acqua potabile per degli usi impropri che vanno dal settore agricolo agli usi industriali o di banalissimi usi che possono fare i cittadini, tipo lavare le macchine, i piazzali esterni, eccetera. Ecco, l'acqua potabile deve essere trattata con cura e con intelligenza. Noi abbiamo partecipato anche a una campagna che ha fatto il MITE, che si chiama Un rispetto per l'acqua, che sollecita la sensibilità di tutti, dagli utenti agli enti, a utilizzare l'acqua potabile per gli usi propri.